Buongiorno, oggi faccio la pizza rustica napoletana, classico rustico che si fa proprio nel periodo di Pasqua, è tipico dalle nostre parti, proprio a Napoli città. E niente, allora si parte con la pasta frolla, che la facciamo per prima e la mettiamo un po' a riposo. Dunque, mezzo chilo di farina, ando a prendere solo 5 tuorli di uova, 150 g di margarina e poi io uso il fruttuoso 150 g, altrimenti 200 g di zucchero, ok? Prepariamo l'impasto. E anche un pizzichino di sale. Se vedete che è troppo sabbioso, aggiungete un pochettino, pochettino d'acqua. Ok, come ho fatto io adesso, ok? Voilà, il panetto deve venire bello così morbido. Non lo lavorate troppo comunque, infatti altrimenti l'avrei fatto nella planetaria, ma deve essere lavorato molto poco. Ora lo trasferiamo in un foglio di pellicola e lo lasciamo, mentre prepariamo il ripieno, lo lasciamo a riposo in frigo. Ok, lo vado a mettere nella parte bassa del frigo. Allora, per il ripieno ci serviranno mezzo chilo di ricotta di mucca, 150 g di parmigiano grattugiato, 150 g di salame tipo Napoli a pezzetti o a fettine come preferite, ma deve essere il tipo Napoli a punta di coltello, 150 g di scamorza affumicata, 150 g di prosciutto cotto a pezzetti, 4 uova da separare tuorli e albume, sale e pepe. Allora, per prima cosa vado a separare i tuorli dagli albumi perché dobbiamo mettere in una ciotola, andare a setacciare la ricotta, poi aggiungere i tuorli, tutti gli ingredienti e gli albumi li aggiungeremo alla fine montati a neve. Ricotta setacciata, le uova, l'ultimo che è qua, adesso lo versiamo nella ciotola che abbiamo separato e andiamo a unire alla ricotta i tuorli e tutti gli altri ingredienti. Mescoliamo con una frusta i tuorli nella ricotta. Ok, e adesso uniamo il parmigiano, che poi deve essere unito tutto praticamente. Il formaggio, il salame, il prosciutto, sale. Bene, vedete? Incorporato tutto. E adesso montiamo a neve gli albumi. Ecco qua, gli albumi appena fatti. Vedete, sono venuti belli densi perché devono essere così praticamente. Deve essere bello denso denso come se fosse una meringa. Ora andiamo a incorporarli nel composto, nel nostro ripieno, incorporandoli sempre con un cucchiaio o con una spatola dal basso verso l'alto. Vedete, poco per volta. Bene, il nostro ripieno è pronto. Adesso prepariamo l'asse per poter stendere la nostra pasta frolla. La dividiamo in due panetti perché dobbiamo fare una base nella teglia imburrata e infarinata. Poi mettiamo il ripieno e poi la copriamo. Voilà, allora la prima sfoglia l'ho stesa e qui c'è la teglia, più o meno 26 o 28 centimetri va bene, di quelle basse che si usano di solito per fare anche la pastiera, ok? Infarinata e imburrata. Ora mettiamo la prima sfoglia e bucherelliamo con la forchetta prima di mettere il ripieno. Vedete tutto bucherellato? Ecco qua, ecco qua. Primo step fatto. Adesso stendiamo l'altra e la mettiamo sopra. Ecco qua. Bucherelliamo anche sopra. Intanto accendete il forno preriscaldato a 150 gradi e con tutti i ritagli intorno che sono avanzati, adesso ci possiamo sbizzarrire. Io magari farò un ramoscello d'olivo, se avete delle formine, come ce l'ho anch'io, potete fare delle campanelle, eccetera. Ok, allora io avevo le formine sia della campanella, l'ovetto e il fiorellino. E allora vedete, ho fatto le campanelle, due campanelle, un ovetto con il fiocchetto, due ramoscelli d'olivo, altre due campanelle e fiorellino. Prima di mettere tutto ciò, ho già passato un po' il pennellino con l'albume che mi era avanzato dalla pasta sfoglia. Adesso per fare da collante, in modo che tutte queste cosine sopra restino e non si vadano a sfaldare, a staccare, gli facciamo un altro po' una passatina di albume, di quello che mi è avanzato dalla pasta frolla, e poi la mettiamo al forno, 150 gradi per 40 minuti, forno statico. Fate prova a stecchino e vedete se è a posto. Eccola in cottura, manca ancora un pochettino ed è quasi cotta. Voilà, eccola qua appena sfornata, vedete? Bella dorata, che spennellando poi l'albume si dora ancora di più. E questa è proprio la pizza rustica napoletana.
Per farvi capire, magari chi non è di Napoli, quando andate a Napoli che comprate il rustico che è fatto nella sua formina, e alla fine il ripieno è quello. Questa è tipica proprio del periodo di Pasqua, proprio di Napoli città, perché io infatti la faccio da quando mi sono sposata. Io, essendo della provincia, facevamo la pizza chiena, che è un'altra pizza che comunque è napoletana, sia provincia che Napoli, però mia mamma faceva la pizza chiena, che è un'altra cosa invece quella, i salumi, ma ci sono le uova, qui invece c'è la ricotta e la pizza rustica. E questa io da quando mi sono sposata l'ho scoperta perché la faceva mia suocera, mio marito piace tanto e io la faccio. Invece poi a casa nostra, a Pasqua, facevamo sempre anche, oltre che tortano salato, tortano dolce, pastiera, pizza chiena, anche la pizza di tagliolini. Che è questa qui che io ho già pubblicato la ricetta, che non è altro che pasta, tagliatelle cotte e poi dopo mescolate insieme alle uova. Per ogni 100 g di pasta alle uova mettete poi formaggio, scamorza, parmigiano, pecorino, sale e pepe e cuocete al forno per mezz'ora a 180 gradi. Sarebbe una sorta di pizza di maccheroni, diciamo, però al forno ma con le tagliatelle, con i tagliolini, ok? Quindi questa è la pizza rustica e questa è la pizza di tagliolini. Questa era tipica a casa di mio marito e invece questa è tipica a casa mia, oltre alle altre cose che si fanno a Pasqua. Buona pizza a tutti, spero che vi piaccia, che tutti i passaggi siano stati chiari. Se ci sono dei commenti io li accetto ben volentieri. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. E vi auguro ancora una felice e santa Pasqua a tutti quanti di vero cuore. Alla prossima, ciao ciao!